Cari amici di Fano TV, oggi ci troviamo nel centro commerciale Sant'Orso, perché dopo 10 giorni di restyling, il punto Conad ha riaperto le porte completamente rinnovato. Andiamo a vedere in cosa è cambiato. Entriamo nel mondo della frutta e della verdura e vediamo che la disposizione dei prodotti è totalmente cambiata. Questo per rimanere in linea con la filosofia Conad degli altri punti sparsi in tutta Italia e per facilitare l'acquisto. Maggiore spazio e maggiore scelta nel reparto fresco, con al suo interno anche una novità, uno spazio dedicato totalmente ai vegetariani. Questa apertura del nuovo punto Conad è testimonia di quanto le aziende del territorio siano in continua crescita e anche nonostante un periodo di crisi. Sì, beh, è segno che sono aziende con grande professionalità. I Con nella nostra città sono radicate, questo negozio punto vendita in particolare, come altri, dove c'è una qualità anche delle persone che sono attente sia al rapporto con la clientela, ma soprattutto con un'alta professionalità. Quindi è un bel segnale, la gente vedo che sta apprezzando, coloro che oggi per la prima volta sono entrate, ma non mi stupisce perché conosco anche la qualità di chi gestisce questa struttura, questo esercizio, quindi anche a questo punto la mia presenza, oltre che esprimere un plauso, è anche un augurio affinché questi buoni risultati possano seguire, perché non dimentichiamolo, quando le cose funzionano è un segnale per la città, è una città che cresce, è un ritorno per tutta la comunità. Signora, come trova questo nuovo punto Conad? Io mi ci trovo bene, vengo tutti i giorni qui. Lei quindi è da anni che... Sì, sono da anni che vengo sempre qui. E oggi è rinnovato un po' tutto, diciamo, la disposizione, ci sono nuovi... Sì, adesso certo mi trovo un pochino persa perché non sono abituata alla nuova disposizione dei prodotti. Però ci sono dei servizi anche aggiuntivi, delle cose in più, diciamo, delle... Sono arrivata adesso, ancora non ho visto bene tutto, però vedo che è molto bello. Qua ci vengo non frequentemente, ma ogni tanto ci vengo e vedo che hanno rinnovato e diciamo è un bel punto vendita. Come sei trovato nel primo approccio? Ah, bene, c'è molto flusso, anche la disposizione diciamo è adeguata. Un affezionato cliente del punto Conad è anche il vicepresidente regionale Minardi. Dopo 17 anni sono stati fatti dei lavori, cosa vuol dire per il quartiere di Sant'Orso avere questo nuovo punto Conad? Beh, è chiaro che intanto faccio i complimenti alla società, ai titolari del Conad di Sant'Orso per i lavori che hanno fatto. Sicuramente se ne sentiva un po' l'esigenza, ma questo centro rinnovato oggi è ancora di più di prima un punto di riferimento per tutto il quartiere. È chiaro che ci sono servizi nuovi, un abbellimento, sicuramente opportunità nuove e anche una modalità nuova per fare la spesa da parte dei clienti. Io stesso che abito a Sant'Orso sono cliente, io e mia moglie siamo clienti di questo Conad ed è un punto di riferimento di tutto il quartiere di Sant'Orso. Non dimentichiamo che questi centri commerciali che sono nati negli anni 70-80 sono stati studiati in modo intelligente, perché non solo abbiamo il supermercato ma abbiamo il bar, sono tutta una serie di attività, la farmacia, la banca, che sono
servizi adeguati per il quartiere, compresa l'edicola, compresa la ferramenta, adesso non faccio l'elenco completo, e quindi la gente del quartiere trova nel centro commerciale un punto di riferimento, non solo per fare la spesa, quella quotidiana che si fa per mangiare, per mettere i piatti sulla tavola, ma anche per altri servizi che servono. E quindi il Conad rinnovato è sicuramente un modo per attirare non solo nuovi clienti nel Conad, ma anche nuovi clienti in tutto il centro commerciale. Continuiamo il nostro percorso all'interno del Conad con Arido, il responsabile di questo nuovo punto Conad, e anche Flaminio. Sì, esatto, siamo sia responsabili del Sant'Orso che del Flaminio. Lei, signor Arido, è dal 99 che è in questo punto vendita. Sentiva l'esigenza di voler cambiare questo nuovo punto, questo punto, perché? Allora sì, noi siamo entrati in questo supermercato del 1999 rinnovandolo, e a questo punto ci siamo sentiti dovere di rinnovarlo perché comunque eravamo carenti di un po' di servizi, ma soprattutto dell'immagine, del format Conad, che oggi con la globalizzazione che c'è comunque richiede sicuramente delle immagini appropriate e che il cliente ci identifichi in una certa maniera. Per far questa cosa abbiamo dovuto ristrutturare e creare un percorso e delle immagini e delle display appropriati per riconoscerci come Conad. Invece parliamo un po' di numeri, di dipendenti, di persone che sono comunque impegnate in questo nuovo punto Conad. Quanti sono? Diamo un po' i numeri per capire quante persone sono occupate qui. Allora, gli occupati sono quelli che sono in quel momento che abbiamo chiuso, erano quindi 30 persone, perché ci sono dei dipendenti, ci sono dei soci lavoratori che lavorano interno, quindi le teste sono 30 persone che sono occupate costantemente in questo supermercato. Qualche nuova assunzione? In questo momento non abbiamo programmato le assunzioni perché abbiamo un ragionamento un po' ponderato con le esigenze, insomma, che ci sono in questo momento di costi, roba varia. Abbiamo aperto oggi il negozio con le stesse persone e con dei programmi da qui alla fine dell'anno, con potenzialmente le nuove assunzioni, fermo restando il discorso di verifica di fatturato. Mi ha parlato anche di novità nel reparto del pane, e allora andiamo a scoprirlo. Sicuramente passiamo da un approfondimento che prima avevamo un forno che cuoceva alcune cose. Attualmente abbiamo un forno con l'ultima tecnologia, adesso non lo sto a spiegare perché è tutto automatizzato, comunque che ci permette di cuocere del pane già pronto, precotto. Noi finiamo le cotture di tantissimi tipi di pane, poi le ragazze lo confezionano e poi lo troviamo, diciamo, esposto già pronto e sia nel banco là. Diciamo, per una percentuale che prima poteva essere il 10% del prodotto venduto di pane, siamo passati a circa il 40% della vendita di pane prodotto da noi. Nel reparto macelleria è stato aggiunto anche il banco servito. Come mai l'esigenza di questo servizio? Allora, sempre di più noi siamo di fronte a delle richieste di clienti di avere nuovi servizi. In particolare per quanto riguarda la carne, che in questi ultimi anni è andata un pochino sottotono perché comunque ha una serie di problematiche sulla bocca di tutti e sui giornali. Il banco servito ci serve ad avere un approccio migliore, soprattutto con i giovani o clienti di media età, che non hanno tutte le informazioni che ritengono per cucinare la carne. Quindi un approccio diretto con una persona dietro che gli consiglia, gli fa il taglio, gli dice come cucinarla, sicuramente incontra una voglia di comprare o voglia di provare il prodotto che altrimenti forse magari non comprerebbero. Siamo in compagnia di Luciano Radici, presidente della Fondazione Fano Solidale. Ci spieghi in cosa consiste la Conad Card e quali sono i vantaggi per i clienti? Da tempo siamo in collaborazione con i Conad fanesi. Collaboriamo con loro in questo, promuoviamo la loro Conad Card con la quale i clienti pagano la propria spesa. I Conad, dietro questa diciamo così, convenzione fatta con la Fondazione Fano Solidale, riconoscono al cliente immediatamente uno sconto alla cassa sulla spesa fatta. Inoltre, a consuntivo destinano una percentuale di quella spesa alle associazioni indicate al momento della sottoscrizione della carta con la Fondazione Fano Solidale. Per questo ringraziamo sicuramente
i Conad Fanesi, principalmente siamo qui adesso nel Conad Sant'Orso, il titolare è anche titolare del Conad Flaminio. Siamo molto attivi con questi due Conad, diciamo con questa carta, proseguiamo perché nel tempo sono stati elargiti diversi soldi veramente alle associazioni, associazioni di volontariato, vedi Avis, altri anche club anziani, che sono stati aiutati in un modo significativo. All'inaugurazione del punto Conad abbiamo una presenza importante, la presenza dell'Avis in ogni contesto per comunque incentivare sempre le persone a donare. Siete molto importanti in questo punto anche dove ci sono tantissime persone. Cosa cercate di dire comunque alle persone? Allora, noi innanzitutto ringraziamo Arido che oggi ci ha invitato a questa apertura, perché anche lui si spende sempre per migliorare i quartieri, la città, con questo negozio rinnovato. Noi come Avis invece abbiamo sempre l'intento di promuovere la donazione del sangue, ed in particolare in questo periodo estivo dove l'esigenza di sangue si fa sempre più importante, perché ci sono più incidentistiche e perché le persone vanno in ferie, e quindi invitiamo a chi viene a donare anche a portare con sé un amico, quindi far visitare il centro trasfusionale per far sì che così anche di avere nuovi donatori. Vivi il lato sano dello sport, leggiamo in questo cartellone. Sì, vivi il lato sano dello sport e vieni a donare insieme a me e porta un amico in Avis. Concludiamo questo viaggio all'interno dei reparti Conad con Arido, con il responsabile, che in soli 10 giorni quindi siete riusciti a risistemare tutto e ridare un nuovo volto al Conad. Come siete riusciti in soli 10 giorni? Sicuramente è grazie a tutte le squadre che hanno lavorato con noi e che si sono resi disponibili anche negli orari più assurdi. E sicuramente dietro c'è stata una regia molto importante che ha gestito le cose, però ringrazio di nuovo tutte le varie squadre, tutte le varie persone che hanno collaborato con noi in questo progetto per la riuscita.